punto entrano in campo i due profiler dell'FBI, Robert Ressler e Russ Vorpagel, due esperti in serial killer. Fanno ad un identikit molto accurato fornito da una ragazzina che vide Chase uscire dall'appartamento di Evelyn Miroff. I due profiler rimasero anche allibiti dal constatare come la polizia non l'avesse ancora arrestato, nonostante sia la ragazzina che altre persone avevano constatato che l'uomo che si aggirava nel loro quartiere era sempre la stessa persona. I due agenti stilano velocemente un profilo dell'uomo: maschio bianco, di un'età compresa tra i 20 e i 30 anni, malnutrito, molto magro, è un ragazzo che sicuramente percepirà qualche attenzione di invalidità per qualche malattia fisica o mentale, che in passato ha comunque sofferto di qualche malattia, che fa un uso di psicofarmaci e di altri medicinali, che vive in una casa sciatta e sicuramente molto disordinata e disorganizzata, come le scene del crimine da lui lasciate. Inoltre, avendo colpito in luoghi molto vicini tra loro, sicuramente non possederà una macchina e vivrà in un quartiere vicino o addirittura nelle case limitrofe. I due agenti impiegarono solo 2 giorni a giungere al colpevole. Questo grazie a una cassiera di un supermercato vicino a casa di Chase che l'aveva riconosciuto dall'identikit. Essendo quindi che le indicazioni date dai vicini di casa e quelle della cassiera coincidevano, gli agenti non ci misero molto a mettersi sulle tracce di Richard Trenton Chase. Vennero così a scoprire del ricovero per malattia mentale e dell'arresto in Nevada. Gli agenti inoltre scoprono che nel 1977 Chase aveva registrato una calibro 22 semiautomatica e che qualche giorno prima del primo omicidio aveva comprato delle munizioni. Questa è l'ultima prova che serve agli agenti per capire che l'assassino di Sacramento era proprio Richard Trenton Chase, uno delle tante persone che durante i giorni degli omicidi si aggirava tra le case all'interno del quartiere e che non aveva mai destato nessun sospetto da parte dei vicini di casa. I detective vanno a fare irruzione a casa di Chase, lo trovano e lo arrestano. Addosso viene ritrovato il portafoglio di Dan Meredith, l'amico di Evelyn Miroff. Viene inoltre ritrovata la calibro 22, un giubbotto insanguinato. Chase viene così arrestato. In centrale dichiara di aver ucciso tutti gli animali del vicinato, ma non ammette gli omicidi. In casa sua vengono trovate però diverse prove. La cucina è imbrattata di sangue, anche il cibo e le stoviglie. All'interno del frigorifero vengono ritrovate delle parti di organi umani e varie fotografie di organi esportati. Sicuramente erano quelli delle povere vittime che aveva ucciso in precedenza. Inoltre, in casa di Chase venne ritrovato un calendario dove erano segnate le date degli omicidi. Si ritrovarono altre 44 date con la scritta today, ossia oggi, date che servivano a Chase per nutrirsi. Chase, infatti, in carcere, parlando con gli altri detenuti, disse che doveva nutrirsi di sangue umano sempre più fresco, altrimenti il suo corpo si sarebbe polverizzato.